Tra 2 settimane il voto per le europee, prosegue il tour elettorale di Grillo, mentre Alfano attacca Berlusconi e la maggioranza difende le scelte del governo. Andrea Bovio. Anche a Reggio Emilia la piazza è piena. Beppe Grillo dal palco parla dell'inchiesta su Expo. Questo è Bettino, va in televisione a dire la politica deve star fuori dall'Expo. Ma come fa a star fuori se è totalmente dentro? È totalmente dentro. Dato che la politica deve stare fuori, nel decreto legge casa, articolo 31 di oggi, sono stati dati 25 milioni all'Expo e dai dove li prendono? Delle accise sui carburanti. Stanno continuando a finanziare un'associazione a delinquere. Si spartiscono gli appalti, continua Beppe Grillo, che su Expo qualcosa non andava, lo abbiamo denunciato mesi fa quando con i nostri parlamentari eravamo entrati nei cantieri. La differenza tra noi e loro è l'onestà, ribadisce. Alle europee ci accusano di avere candidati sconosciuti, ma per noi è un vanto, sono sconosciuti alle procure. La controprova che per il movimento su questi temi non si scherza arriva in mattinata. Dopo che la Corte dei Conti ha chiesto a tutti i partiti in Regione Emilia-Romagna di restituire soldi per spese irregolari, i 5 Stelle sospendono il loro consigliere regionale Andrea De Franceschi.